Salve a tutti, in questo video mostreremo le regole per realizzare un parallelo di due trasformatori monofase. Il parallelo di due trasformatori è molto importante perché un'azienda, per soddisfare un'utenza più elevata, quindi per aumentare la potenza che dà in output, può o comprare un trasformatore più grande o comprarne uno da mettere in parallelo con il vecchio. In questo modo, anche se uno dei due trasformatori si dovesse rompere, comunque abbiamo un'affidabilità maggiore, perché una parte dell'utenza può essere servita. Perché si dice che due trasformatori sono in parallelo? Perché la tensione nel primario e quindi nel secondario è la stessa. Questo è un trasformatore. Questo è un altro trasformatore. Ovviamente si vede che la tensione V è la stessa per entrambi. In particolare possiamo disegnare il circuito completo. Con trasformatore prima, con trasformatore A e trasformatore B. Queste sono le grandezze trasversali del trasformatore A, quindi Z0 con A, dove abbiamo la resistenza del ferro e la reattanza di magnetizzazione. Abbiamo portato tutte le grandezze al secondario, quindi avremo la resistenza di cortocircuito di A e la reattanza di cortocircuito di A. E questo è il primo trasformatore. In parallelo è connesso il secondo. Le grandezze caratteristiche del secondo sono le stesse, ovviamente cambiando pedice. E le grandezze trasversali. Ovviamente abbiamo la stessa tensione di alimentazione. V1 nominale. Ovviamente V1 nominale nel caso in cui la tensione di alimentazione è quella nominale, in generale V1. Quindi, importante, possiamo vedere, abbiamo questo, questo e questo. Quello che non deve mai avvenire in un trasformatore è che la corrente, ovviamente, è che questa corrente qui, che chiamiamo I star, non deve mai esserci. Ovviamente qui collegheremo il nostro carico, ma a vuoto, cioè senza carico, questa corrente non ci deve stare. Cioè, alimentando il sistema a vuoto, senza alimentazione, non deve avere corrente chiusa in questa maglia. Quindi consideriamo solamente questa maglia qui. Ovviamente qui abbiamo la tensione V20A, qui V20B. Quindi questo è un circuito chiuso. A vuoto, perché appunto ancora non abbiamo connesso alcun carico, e vediamo che condizione deve realizzare il circuito stesso per avere una corrente nulla. Ricopiamo il circuito. Ovviamente V20A e V20B possono essere rappresentati come due generatori di tensione. La corrente sarà data dalla tensione che agisce nel sistema per
diviso l'impedenza totale. Quindi questa la possiamo chiamare ZCCA, l'impedenza di cortocircuito del primo trasformatore, e questa è l'impedenza di cortocircuito del secondo trasformatore. A questo punto, per avere una corrente nulla, il numeratore si deve annullare. Ricordiamo che al primario abbiamo la stessa tensione, quindi avremo, considerando solamente il numeratore, ovviamente, per trasportare una grandezza dal secondario al primario basta dividere per 1 su ticon A, dove ticon A ovviamente è il rapporto di trasformazione del primo trasformatore e ticon B è il rapporto di trasformazione del secondo trasformatore. Ovviamente, per essere uguale a 0, dato che il numeratore è uguale, deve essere ticon A uguale a ticon B. Quindi questa è la prima regola da mantenere per fare quello che viene chiamato un buon parallelo. Ma si nota che non è detto che V20B o V20A hanno questo verso. Può essere che questa abbia questo verso. Quindi questa non è più una differenza. Conseguenza, per far sì che questa sia una differenza e non una somma, dobbiamo connettere i terminali nel giusto modo. Quindi la prima regola obbligatoria da mantenere per fare un buon parallelo è che i rapporti di trasmissione siano uguali e che i connettori siano con i connettori, i terminali siano connessi nel giusto modo. A questo punto ci sono altre due regole che non sono obbligatorie, ma sono importanti per avere un'alta efficienza del parallelo dei due trasformatori. Colleghiamo il carico al circuito. Quindi ridisegniamo il nostro circuito. Il carico viene collegato qui. Lo rappresentiamo in modo generico con un'impedenza, impedenza di carico. A questo punto, quello che ci interessa risolvere è questo circuito qui. Quindi ridisegniamo solo questo, supponendo per semplicità che V20A sia uguale a V20B. Lo chiamiamo V20. A questo punto, bene. Utilizzando il teorema di Thevenin, risolviamo questo circuito. Intanto scolleghiamo il nostro carico. La tensione equivalente, ovviamente, è V20, quindi la tensione equivalente è V20. Per trovare l'impedenza equivalente, ovviamente mettiamo in cortocircuito i due generatori e quindi ZCCA e ZCCB risultano essere in parallelo. Quindi il circuito che otteniamo è la tensione equivalente che abbiamo detto è V20, il parallelo tra ZCCA e ZCCB e
adesso possiamo riconnettere il nostro carico. Z con L. La corrente che scorre nel carico è I con L. Qui I con A e qui I con B. Ovviamente tutte queste grandezze sono dei fasori, quindi hanno modulo, direzione e verso. Quindi se rappresentiamo I con A e I con B, con qualunque verso e qualunque ampiezza, la loro somma ovviamente ci deve dare I con L. Si nota che se detto alfa l'angolo fra le due correnti, se alfa è grande per ottenere un I con L di questa ampiezza, dobbiamo avere delle correnti molto elevate. Se alfa è molto piccolo, invece, per ottenere I con L, cioè la corrente che vuole il carico, le due correnti non devono essere molto grandi. Quindi, per questione di efficienza, di risparmio, vogliamo che le due correnti siano in fase, cioè che siano dei semplici scalari, in modo da poter fare la somma senza considerare né direzione né verso. Ora, la corrente I con A, per esempio, stesso discorso per la corrente I con B, I con A è data dalla corrente totale, che è I con L, per l'impedenza ZCCB diviso l'impedenza totale. Questa formula ovviamente è la formula del partitore di corrente. La corrente in un punto è data dalla corrente totale per l'impedenza dall'altro capo per diviso l'impedenza totale. Ovviamente questa qui sono tutti fasori. Un fasore Z, per esempio CCA, lo possiamo scrivere ZCCA, fasore, può essere scritto come modulo per la fase. La stessa cosa per ZCCB. Quindi I con A lo possiamo scrivere I con L, modulo di ZCCB per E alla I CCA B diviso stesso al denominatore. A questo punto, se vogliamo fare la differenza senza, in modo tale che questo alfa sia nullo, cioè una semplice somma, dobbiamo fare in modo che essi siano dei numeri, non siano dei vettori. Quindi dobbiamo eliminare la parte che ci dà la fase. E l'unico modo è avere φ CCB uguale a φ CCA. O meglio, utilizzando i fattori di potenza, cioè il coseno dell'angolo, questo implica che per realizzare un parallelo efficiente dobbiamo assicurarci che i fattori di potenza di entrambi i trasformatori, i fattori di potenza di cortocircuito, siano uguali. E questa è un'altra, diciamo, la terza proprietà che deve avere un buon parallelo. Infine, l'ultima proprietà, anche questa non obbligatoria, è far sì che la potenza sia proporzionale alla corrente. Infatti, non è detto che i due trasformatori che colleghiamo abbiano la stessa potenza, però ovviamente il trasformatore con potenza maggiore deve sviluppare una corrente maggiore. Quindi, se ritorniamo alle espressioni della corrente e scriviamo anche quella di I con B, facciamo il rapporto di entrambi. Quindi avremo I con A su I con B, I con L si semplifica, ZCCB su ZCCA e questo denominatore è uguale si semplifica. A questo punto
Scriviamolo in questo modo. Questo lo portiamo di qua e questo di qua. Moltiplichiamo dal lato sinistro per la corrente nominale in A diviso la corrente nominale in A. A destra invece per la corrente nominale in B diviso la corrente nominale in B. A questo punto consideriamo questi due rapporti. Quindi scriviamo, riscriviamo in questo modo. Questi rapporti sono quelli che noi cerchiamo, cioè che la corrente che noi produciamo sia proporzionale alla corrente nominale. Corrente nominale implica potenza nominale. Quindi, per essere questi due rapporti uguali, questo che ci deve essere tra parentesi deve essere uguale. Ma questo è la tensione di cortocircuito di A e di B. Quindi, per ottenere un buon parallelo, abbiamo quest'ultima condizione. Conseguenza, in definitiva, abbiamo quattro condizioni per realizzare un buon parallelo. La prima, che è obbligatoria, è che i rapporti di trasmissione devono essere uguali. La seconda, anch'essa obbligatoria, è che i terminali devono essere connessi nel giusto modo. La terza condizione è che i fattori di potenza devono essere uguali. La quarta condizione, che abbiamo appena dimostrato, è che le tensioni di cortocircuito al primario e al secondario devono essere uguali.